Buona serata e ben ritrovati. Svelate le tracce della prova di italiano per tutte le scuole di ogni ordine e grado nella prima prova delle maturità 2024. Da Ungaretti a Pirandello, passando per Levi Montalcini, Galasso ed anche Selvi Blog e la Costituzione italiana. La prova è durata circa 6 ore. Prima dell'avvio erano arrivati gli incitamenti di buon lavoro sia da parte della Premier Meloni che del Ministro della Pubblica Istruzione Valditara. Tra l'altro, la sorpresa è arrivata anche dal testo costituzionale di Maria Agostina Cabildo, il quale ha commentato: "Non me l'aspettavo, è un testo a cui tengo molto". Sono stati effettuati dal comando di polizia locale di Cerignola nel Foggiano una serie di controlli mirati all'autotrasporto internazionale sulle strade che portano alle diverse vie dell'ambito locale e non solo. Nei medesimi controlli sono stati ispezionati 4 mezzi pesanti e sono state riscontrate delle irregolarità sia per il mancato rispetto dei turni di riposo, che per un rischio significativo in caso di incidenti e il mancato rispetto degli accordi bilaterali con l'estero. Il tutto è avvenuto in coordinamento con il supporto del gruppo specializzato controlli su strada della motorizzazione civile regionale. Gli europei di calcio, sorpresa nella partita del gruppo B, lo stesso della nazionale italiana di Luciano Spalletti, ad Amburgo è finita con un sorprendente 2-2 tra Croazia ed Albania. Erano passati in vantaggio le Aquile all'undicesimo del primo tempo con l'Asi. Poi, negli ultimi 15 minuti della partita, più recupero, accade quel che non ti aspetti: il pareggio e il sorpasso croato, prima con Kramaric e poi con una sfortunata autorete di Jasula, che si va a perdonare al 95esimo, segnando il gol del pareggio. Un risultato che non è soddisfacente né per la Croazia e né per l'Albania. Ricordiamo che la nazionale azzurra di calcio sarà impegnata giovedì sera a Gelsenkirchen contro la Spagna. È tutto per la nostra giornata di informazione, che torna domani mattina e alle 12:40 con lo speciale sugli europei di calcio. Buon proseguimento di serata.